occasione della festa parrocchiale di Santa Giuliana, due giovani, Damiano Del Monico e Andrea Alpagotti, hanno portato alla luce, hanno riportato alla luce un gran pezzo di storia del territorio cesiolino che abbiamo qua alle nostre spalle. Andrea, ci vuoi raccontare qualcosa di questo organo, perché è un pezzo unico? Ecco, l'importanza di questo organo è dovuto al fatto di essere stato costruito nel 1871 dai celeberrimi fratelli Serassi di Bergamo. E i fratelli Serassi di Bergamo costruirono organi per circa 6 generazioni lungo tutto il corso del 1700 e del 1800 e arrivarono a costruire quasi 1000 strumenti, collocandoli un po' in tutta la penisola. Strumenti di elevato livello qualitativo e che venivano a costare circa il doppio rispetto agli strumenti della concorrenza. E quindi quando una chiesa importante, una cattedrale, aveva bisogno di un organo, si rivolgeva proprio a questi organari. E gli abitanti di Cesio Maggiore decisero di rivolgersi proprio a loro per avere lo strumento per la loro chiesa, uno strumento che è unico in tutta la provincia di Belluno e uno dei pochi in tutto il Veneto. Anno 1871, un vecchietto che vi ha regalato delle grandi soddisfazioni, vero? Cosa ci vuoi raccontare di questa esperienza, Damiano? Cosa ti è rimasto di questa esperienza? Diciamo che grazie all'intervento di manutenzione e pulizia dello strumento c'è stata la possibilità di riscoprire un po' quale fosse l'organo originale del 1871, le caratteristiche e le vicende storiche che magari lo hanno attraversato, e questo finora non era mai stato possibile farlo, in quanto l'organo, una volta montato completamente, è pressoché impossibile da vederlo all'interno, è inaccessibile. Questa occasione abbiamo cercato di coglierla al volo io e Andrea, realizzando appunto questo libro che parla della storia dell'organo, appunto. Beh, innanzitutto complimenti per questa archeologia, un'archeologia che va ad arricchire il territorio cesiolino, ma dobbiamo ricordare che questo organo non è protagonista solo di liturgie, ma anche di concerti. Tu sei organista, vero si dice? Organista, proprio ufficiale di Cesio Maggiore. Quali emozioni ti fa provare questo organo, soprattutto adesso che ci hai fatto questo libro, questa storia? È una cosa praticamente indescrivibile, l'emozione di poter avere uno strumento finalmente al 100% della sua efficienza. È vero, si può sentire ai concerti, però lo scopo principale è quello di animare la liturgia, e adesso finalmente è in grado di poterlo fare a pieno delle sue capacità. Ecco, io avevo una piccola curiosità da chiederti, Andrea. Se la forma che vediamo oggi di quest'organo è uguale a quella originale, se è questa la fisionomia naturale dell'organo? No, purtroppo la fisionomia attuale dell'organo non è quella del 1871, in quanto lo strumento è stato modificato nel 1921 dalla ditta Nibale Pugina e Figli di Padova. Questa modifica è stata effettuata perché durante l'invasione austro-ungarica del 1917-1918 molte canne in metallo, quelle più gravi, diciamo quelle contenenti la maggior quantità di metallo, sono state requisite per fare delle munizioni. Quando poi lo strumento è stato ripristinato alla fine del primo conflitto mondiale, si è deciso anche di fare delle modifiche per cercare di adeguarlo un po' ai gusti dell'epoca, cercare di renderlo più simile agli strumenti che venivano costruiti in quell'epoca, che erano un po' differenti da quelli del 1871. La musica nel 1871 risentiva ancora dell'influsso del melodramma, e quindi gli organi contenevano degli accessori e dei registri che consentivano agli organisti di eseguire in chiesa quelle arie d'opera, quelle sinfonie d'opera che le persone più abbienti avevano la fortuna di poter ascoltare a teatro. Ringraziamo Damiano ed Andrea per il loro prezioso contributo per la storia cesiolina. Vi invitiamo a prendere visione di questo piccolo libricino che potete trovare qui in parrocchia a Cesio Maggiore.